Sì, ma come sempre vi dico, secondo me allenatevi pure perché noi soffriremo fino alla fine, non è che possiamo metterci nella condizione di non soffrire, soprattutto in questo campionato e contro squadre importanti. Il Bologna secondo me ha fatto la sua partita stasera, ha avuto le sue occasioni, noi nelle nostre siamo stati molto abili. Sono contento perché i ragazzi stanno lavorando molto, con grande impegno, però io vedo che c'è ancora tanto da fare. No, no, noi mancano, noi dobbiamo fare i punti per arrivare alla salvezza. I punti che adesso sono importanti perché noi non sapremo, c'è da fare un tot di punti, insomma, e quindi noi non sapremo quando saremo in grado di farli. Dobbiamo interpretare ogni partita con l'idea di poter strappare più punti possibili, anche perché non è pensabile pensare appunto che tu possa fare un exploit magari come l'anno scorso. Ogni campionato ha la sua storia, le sue dinamiche. Sono contento, ripeto, perché ci sono delle situazioni per le quali stiamo insistendo molto ed è soprattutto l'atteggiamento mentale nel muoverci da squadra. Per la seconda partita consecutiva vedo che ci sono dei miglioramenti, ma vedo altrettanto che ci sono delle cose ancora da migliorare. Più che Dinalini, che ha avuto a disposizione la possibilità di giocare un'intera partita, io mi soffermo ad esempio sugli ingressi di Simi, addirittura 4 minuti, che ha fatto 4 cose di numero, ma le ha fatte tutte molto bene e la squadra ha potuto beneficiare di questo lavoro. Questo vuol dire stare 89 minuti in panchina concentrati, perché sennò queste cose non le fai. Oppure come Mariano Isco, che è entrato in un momento e ci ha dato anche quell'esperienza e quel valore aggiunto nel parlare. Noi difettiamo ancora nella comunicazione nei momenti difficili. E quindi lo stesso Rodien, che non è stato bene, è entrato con il piglio giusto. Secondo me il merito, se ci sono dei meriti, è sempre solo del gruppo, ma se va elogiato qualcuno, va elogiato chi magari in questo momento sta spingendo la carretta e non gioca 90 minuti. Io so benissimo che loro sono fondamentali e lo sanno anche loro, anche se poi a tutti fa piacere giocare, ovvio. Sì, ma non c'era nessun. Credo che non ci fosse nessun complotto, lo sapete come la penso io, quindi alle volte ti va male, alle volte ti va bene. C'è una tecnologia di base, questa tecnologia secondo me è di aiuto agli arbitri, li può aiutare a sbagliare meno, e tutti diventiamo più credibili e quando magari ci sono ancora alcuni errori vanno accettati, così come va accettato il fatto che essendo al primo anno debba essere sperimentata e quindi avere anche un momento di gestazione giusto, non è che si possa pretendere tutto subito. Stasera ci è andato bene, alle volte magari ci va male, come è successo in altri momenti.